Discutere delle novità che arrivano dall'Unione Europea per le imprese agroalimentari e per i territori rurali come l'Umbria e delle strategie da intraprendere per favorire lo sviluppo degli stessi nel periodo post-Covid-19. Di questo e molto altro si è discusso nel webinar PAC e PSR, le novità post-Covid-19, organizzato da Europe Direct Umbria e Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale. Il web seminario ha visto la partecipazione di Maurizio Oliviero, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Perugia e presidente del CESA, Paolo De Castro, onorevole vicepresidente di Comagri, Parlamento Europeo, Angelo Frascarelli, direttore del CESAR, Gaetano Martino, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali e Luigi Rossetti, direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Economico della Regione Umbria. A coordinare i lavori il dottore agronomo Francesco Martella. La mission è lo sviluppo rurale e poi il CESAR anche ospita l'antenna Europe Direct, che è il punto di informazione della Commissione Europea. Abbiamo deciso di fare questo importante seminario online, come il tempo ci obbliga, con l'onorevole De Castro, con il professor Frascarelli, per fare il punto su tutte le misure che il Parlamento, insieme alla Commissione europea, stanno mettendo in campo per il post-Covid, in particolare per lo sviluppo rurale e la PAC. Quindi tutte le misure a sostegno di questo settore strategico per la nostra regione. L'Unione Europea è intervenuta in maniera importante per sostenere le imprese in questo periodo di emergenza. Innanzitutto è intervenuta con delle proroghe perché gli agricoltori, come tutti, hanno avuto un problema di distanziamento, di isolamento e quindi sono state prorogate le domande della PAC, sono state prorogate alcuni impegni, alcune scadenze relative agli investimenti e così via. Dopodiché è intervenuto anche per sostenere le imprese dal punto di vista della liquidità. Sono state anticipate le risorse della PAC, le prime arriveranno già tra il 15 e il 30 di giugno e altre a fine luglio, per poi fare il più grande anticipo, quello che normalmente avviene ad ottobre-novembre. Inoltre, in alcuni settori c'è stata una crisi di domanda, in particolare ci riferiamo al settore del vino, al settore lattiero-caseario, al settore florovivaistico. In questo caso l'Unione Europea ha autorizzato degli ammassi, soprattutto nel settore delle carni bovine, e anche la vendemmia verde. La vendemmia verde per evitare di produrre ulteriore vino e ad andare a creare delle eccedenze in una situazione già di mercato molto pesante. Quindi la vendemmia verde consisterà in un sostegno agli agricoltori che decidono di tagliare i grappoli verdi senza andare alla raccolta del vino. Poi l'ultimo, è quello di cui parleremo in particolare in questo seminario, riguarda la possibilità per i PSR di dedicare una specifica misura alle imprese che hanno avuto delle conseguenze negative dal Covid-19, pari all'1% del PSR. Per l'Umbria potrebbe arrivare fino a 90 milioni di euro, quindi l'Umbria ha la possibilità con queste risorse di sostenere le imprese agricole per i danni subiti fino a 5.000 euro per ogni impresa agricola e 50.000 euro per le imprese agroalimentari. Questo è il momento in cui bisogna ricordare che quella stagione in cui sembrava che le competenze erano soltanto delle appendici sulla costruzione del futuro delle nostre società, oggi stanno, purtroppo a causa della pandemia, ma stanno ritornando al centro delle priorità del nostro modo di pensare e costruire le società del domani. Quindi lo saluto e lo ringrazio per aver dato la disponibilità a questo incontro. Di livello innanzitutto generale, qui guardo al professor onorevole De Castro, guardo a quell'Europa a cui io sono molto legato, quell'Europa del manifesto di Ventotene. Avete di fronte un europeista convinto, avete di fronte una persona che ha fatto anche della sua vita, del percorso scientifico fin qui, tra i vari punti di riferimento certi c'era quello della creazione di una comunità europea. Qualcuno di voi sa che storicamente sono stato, credo, il primo Erasmus italiano della storia italiana. E ho potuto respirare per primo l'idea della cittadinanza europea. Ma vedete, quella cittadinanza ci dice che noi abbiamo bisogno di non di una sommatoria di stati, noi abbiamo bisogno di una politica comune degli stati. E questa pandemia, credo nella maniera forse più dirompente, ci ha posto di fronte al più grande degli interrogativi. Non se l'Europa possa essere il nostro futuro, ma quali sono le condizioni perché l'Europa debba essere il nostro futuro? E allora qui forse il problema non è l'Europa, non è quel messaggio straordinario di solidarietà, ma
Qui il problema sono gli interpreti di questa Europa. Io credo che il problema non sia il messaggio europeo, la costruzione europea, siano alcuni interpreti del modello europeista del XXI secolo.